Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Siamo giunti alla quarta lezione riguardante il nostro mix from zero. Come richiesto dagli utenti del forum Studio One, stiamo mixando una song, in questo caso di Vincenzo Incenso, registrata la scorsa estate in Colombia, live quindi, a cui stiamo applicando le nostre tecniche di mixing. Dopo aver quindi affrontato tutto il discorso del workflow e della batteria, ci occupiamo oggi della traccia di basso. In questo caso il basso è stato registrato con un segnale di linea. Questo ci permette di aggiungere anche un simulatore di amplificatore per rendere il suono più realistico. Studio One contiene al suo interno un ottimo emulatore di amplificazione, l'abbiamo già visto anche in altri tutorial. Ci permette di dare un sound, quindi un'emulazione di amplificatore e cassa al nostro basso linea. Ascoltiamolo. In questo caso ho applicato anche un equalizzatore per rimuovere un po' di bassi, vedremo poi anche come correggerli magari ulteriormente nella fase di mix. Ampire funziona appunto con il sistema di doppia testata e la scelta delle casse. In questo caso abbiamo scelto la 8x10, ma potremmo utilizzare anche la 2x10. Le medie per far uscire le note alte del basso. Inoltre, appunto, possiamo regolare comunque l'ingresso al plugin e l'uscita direttamente dall'input out gain che troviamo qui in alto. Aggiungiamo un compressore ed un piccolissimo riverbero, ma non quello a pedale contenuto qui nella nostra pedaliera virtuale. Per accenderla abbiamo il pulsante Stomps, per cui aggiungiamo un compressore che faccia da limiter al basso in maniera da non avere un basso troppo invasivo. Aumentiamo l'attacco, ma non esageriamo per non uccidere il transient del basso. La release va sempre regolata in base alla velocità del brano, quindi dobbiamo ascoltare fin quando la seconda nota non viene uccisa dalla prima. Aggiungiamo un piccolo riverbero, il roomverb va benissimo. Dona ambiente al basso. Senza. Ora sarà nostra premura modificare appunto l'arrangiamento, magari accendendo o spengendo il basso in alcuni punti dell'arrangiamento. Nel nostro caso potrebbe essere interessante far entrare il basso soltanto nel momento in cui inizia il groove di batteria. Vediamo. Qui ad esempio. E possiamo ad esempio chiuderlo prima per rendere anche più interessante la canzone, visto che il basso, come altri strumenti, suonano dall'inizio alla fine del brano.
ad esempio. Poi vedremo durante il mix come utilizzarlo al meglio. Nel prossimo tutorial ci occuperemo di posizionare le chitarre nel giusto ambiente. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter raccogliere dei piccoli fondi a sostegno di questi video e dei video dedicati agli utenti Patreon, per cui troverete anche dei contenuti esclusivi che non sono presenti qui su YouTube, oltre alla fine del corso le tracce per potersi esercitare e i preset che ho utilizzato in questo piccolo corso di Mix from Zero. Per il momento è tutto, ciao, a presto!